abbiamo già conosciuta, è eh? un tipo tosto. Quando hai cominciato? Ho iniziato all'età di sei anni e accompagnando mio fratello e mio cugino a un allenamento, ero con mia mamma e ero in tribuna e si avvicinò un dirigente del Signa dove, dove sono nata io che mi chiese perché non volevo iniziare e quindi ho detto va bene, proviamo. E quindi la settimana dopo mi ha portato mia mamma proprio al primo allenamento. Com'è stato i primi tempi? Perché molte di voi mi raccontano. C'era una grande passione perché giocare insieme a maschietti, dove anche lo spogliatoio non vi era riservato, ma prendevate quello dell'arbitro. Come cioè, è stato quel periodo? È stato abbastanza complicato, ma solo perché essendo piccola non, non ti rendi conto bene di chi non riconosce no, la, la passione che c'è tra i bambini di rincorrere un pallone, che alla fine indipendentemente dal sesso la passione è la stessa. Quindi all'inizio è stato un po' complicato, ma poi piano piano sempre meglio, anzi quando poi ho cambiato squadra mi è capitato spesso dopo alcune partite che magari proprio gli avversari sono venuti a complimentarsi o anche i genitori a farmi complimenti e magari a inizio partita mi prendevano un po' in giro, no? perché ero l'unica femmina nella squadra. Senti, c'è stato un momento che magari ti sei resa conto che ti, i tuoi compagni di squadra ti rispettavano e Magari cercavano di proteggerti in alcuni momenti. Sì, ho sempre avuto un rapporto bellissimo con i miei compagni di squadra e tra l'altro con molti di loro ancora ci esco, ci esco adesso, quindi c'è sempre stato un rapporto di massimo rispetto, sia io nei confronti loro che loro nei confronti miei. E siamo sempre, sono sempre abitata in gruppi molto, molto uniti e mi sono sempre sentita protetta da, da loro, sempre. Senti, eh, e poi c'è il momento dove dalla squadra maschile si passa a quella femminile. Com'è stato il tuo? Allora mi ricordo che era il 2013 e mio padre venne chiamato dalla società che all'epoca era Firenze Calcio Femminile, prima di diventare fiorentina poi nel 2015 e lui non mi voleva mandare perché ero piccina ancora e voleva che facessi più che potevo il maschile per potermi formare un pochino di più diciamo poi il 2014 l'anno successivo ero in terza media e mi disse vabbè se vuoi provare vai però mi raccomando se non studio o comunque tralasci lo studio e non passi bene l'esame di terza media smetti e quindi poi ho passato l'esame bene. In prima superiore c'è stato il passaggio tra Comeana, che era la squadra maschile, a Firenze Calcio Femminile, che era appunto quella, quella femminile. Ho fatto un anno con loro, e poi nel 2015 c'è stato il passaggio da Firenze a Fiorentina, e da lì ho iniziato tutta la trafila delle giovanili. Com'era in quei periodi dove vedevi che il calcio femminile cominciava ad avere un ruolo importante? Era importante anche per noi renderci conto che stavamo entrando in un movimento che sempre di più prendeva il suo spazio nel calcio e inizialmente eravamo seguite veramente poco, poi invece piano piano sempre di più ci siamo fatti il nostro spazio, presi il nostro spazio fino ad arrivare già adesso a essere riconosciute quasi come professioniste, si spera nel breve tempo, il più breve tempo possibile e, è stato un po' complicato perché non venivamo, facevamo tanti sacrifici e non ci venivano riconosciuti come tali. Però sono contenta che le ragazzine che iniziano oggi sono più fortunate di noi sicuramente perché il calcio sta appunto diventando uno sport professionistico e sono sicura che sarà molto d'aiuto alle piccole che iniziano adesso. Che hai visto in quei periodi, che poi sono, sono ora campionesse, sono considerate allora, intanto Orlandi e Vicchiarello <ride> che giocano con me adesso. E mi ricordo il primo anno di primavera, um, noi ce l'enavamo alle 5 del pomeriggio, loro se allenavano alle 2 e mezzo. Quindi arrivavamo al campo, loro andavano via e ci si incrociava, erano un po' come gli idoli da seguire. e Poi con il tempo comunque ho avuto la possibilità di fare allenamenti e fare anche le preparazioni estive con la prima squadra e comunque di campione cioè, se ne ho conosciute e sono molto contenta di questo perché ognuna di loro mi ha dato qualcosa in più e la stessa, la stessa Sabatino che ho fatto la preparazione estiva due anni fa che adesso gioca in prima squadra e comunque sono, sono cose secondo me importanti che devono essere vissute nel miglior modo possibile Senti, eh, il momento forse più importante è stato quello almeno nelle interviste che stiamo facendo in questo periodo e che molti di voi hanno detto che hanno continuato a studiare, eh, alcuni hanno detto studiamo, poi alcuni hanno detto lavoriamo, poi veniamo a allenarci, eccetera. Si sono rese conto di quanto eh, in realtà soffrite, eh, anche come, perché siete giovanissime, insomma. Sì, eh, io penso che sia importantissimo seguire le proprie passioni, ma non abbandonare comunque un piano B, che può essere lo studio, comunque il lavoro, che ti possa dare poi in un futuro un altro sbocco di vita. Quindi non puntare tutto sul calcio, ma rendersi conto che un domani, nel caso uno non dovesse proprio arrivare no? nel calcio femminile, in questo caso, abbia comunque un'altra un strada da perseguire per poter fare una vita decente. Che stai studiando? Sono all'ultimo anno di infermeristica. È un mestiere difficile, sì. ma soprattutto necessario con i tempi che corrono. Sì. E poi, senti, eh, questa squadra è eccezionale anche dal punto di vista dell'amicizia. Io lo, vi vivo, vi vedo, siete fantastiche. Insomma, volevo dire: fate che tenete moltissimo la maglia, che non è una cosa scontata, ma insomma, eh, tra di voi c'è compattezza. Sì, per fortuna siamo un gruppo veramente unito, sia fuori che dentro, e penso che sia importantissimo per una squadra che vuole raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissate. E, um, siamo tutte persone semplicissime, che ci rispettiamo tantissimo e ci saremo sempre l'una per l'altra. Poi vi divertite anche insieme. <ride> sì, parecchio, <ride> forse troppo alcune volte. <ride> 17 anni e non sentirli. Sei la più giovane della squadra. Sì, sono la più giovane diciamo che, che è anche un punto di, diciamo, di forza perché posso prendere molta ispirazione da quelle più grandi. Ad esempio, Vicchiarello come Orlandi possono essere un punto di riferimento su come voglio essere da grande in ambito calcistico. Quando hai cominciato? Ho cominciato all'incirca sei anni fa e alternavo tennis con il calcio perché prima di giocare a calcio giocavo a tennis all'incirca due volte a settimana e però non mi rendeva tanto felice e quindi ho deciso di provare a giocare a calcio nonostante i miei genitori non fossero molto contenti. E quindi facevo due allenamenti di tennis e una volta giocavo a calcio. E poi, dopo il tennis, l'ho abbandonato e mi sono dedicata completamente al calcio. Qual è stata la tua prima squadra? L'Arezzo. Ho sempre vestito questa maglia e da quando ho iniziato non ho mai giocato con altre squadre. Credo che sia una squadra importante quella che vi fa esordire, tipo Pulcini e tutto il resto, no? che magari vi coccola. Intanto vi prepara a delle platee più importanti. Sì, certo, magari all'inizio, quando sei più piccola, è più solamente un divertimento, uno svago, ma poi dopo magari quando inizi ad arrivare un po' a questi livelli un po' più seri, ti, oltre che essere uno svago è quasi anche il mio lavoro oltre la scuola. Quindi sì, avere la formazione da piccolina è una cosa molto importante, e oltre che migliorare calcisticamente sai anche poi da grande come abituarti a questo ambito calcistico e come sarai vista poi da grande. Tra l'altro c'è da dire una cosa, eh, tutte le tue compagne o lavorano o studiano, si sacrificano moltissimo, si sacrificano soprattutto il loro tempo libero e, e questo è importante co anche come insegnamento perché ti propongono quale sarà il tuo avvenimento. Sì, ora anch'io alterno appunto la scuola con il calcio e di tempo libero ne ho veramente poco, però appunto è importante che faccia entrambe le cose perché anche i miei genitori me l'hanno detto senza la scuola non si va da nessuna parte, se è giusto avere il piano A che è il calcio, però poi si deve avere anche appunto un'altra prospettiva. Ti stupisce che magari nelle squadre maschili non ci sono tanti atleti che studiano, continuano a studiare, sì, magari arrivano eh, fino a 18 anni eh, nella scuola, ma poi parecchi abbandonano scuole private, eccetera. Invece voi avete questa forza, eh, probabilmente è perché eh, vi avevano messo dei bastoni tra le ruote, insomma il calcio femminile in senso generale. Sì, certo, magari anche appunto la forza di voler dimostrare alle altre persone che anche se siamo femmine non è che siamo meno capaci dei maschi e quindi appunto far valere, farci valere e dimostrare agli altri che siamo uguali e che possiamo dare le stesse emozioni mentre giochiamo di quando le danno i maschi. Quanto gli vuoi bene a quella, squadra, a quella maglia amaranto? tantissimo, infatti spero di vestirla ancora per, per tanti anni e mi rende tanto felice. Avete un gran presidente però? Eh? Sì, e ci aiuta tanto emotivamente e ci fa capire che siamo una grande famiglia.